Questo programma vi è offerto da Cicli Olimpia, Bikes since 1893. Amici e amiche della mountain bike, ben ritrovati anche questa settimana ad MTB Gran Fondo. Appuntamento davvero eccezionale in questa puntata, riservato a una classica molto molto particolare che gli appassionati della mountain bike conoscono bene, che parte alle 5 del mattino, perché come vedete dalla sovrimpressione la Salzkammergut da Bad Goisern in Austria è una gara, in questo caso per la partenza di questi atleti, di 211 km da farsi tutti in un'unica giornata. La 15ª edizione si è corsa sabato 14 luglio del 2012. Avremo modo di ammirare le imprese di questi biker che si sono cimentati in oltre 10 ore di mountain bike. Grazie anche al nostro ospite in studio, che saluto e ringrazio per la partecipazione, Sandro Buongiorno di solobike.it. Un saluto a voi e grazie per questo invito. Con Sandro Buongiorno, che questa gara conosce fin troppo bene, una gara come potete vedere da delle particolarità davvero eccezionali, ma quello che la caratterizza è la durezza del percorso, la lunghezza del percorso, il dislivello di 7000 metri, le molte insidie che nasconde in base anche alla preparazione che ognuno ha, anche se a questa gara ci si prepara molto, molto bene, con largo anticipo. Sandro, prima di darti la parola, però, ecco che sta per partire il gruppo dei biker della gara del percorso, diciamo così, corto, 119 km, ci sono molti italiani. Noi li cerchiamo gli eventi dove ci sono i posti più belli che possiamo fare queste gare, che ci organizziamo ogni anno praticamente per fare queste gare tutti insieme. Ormai abbiamo fatto un gruppo bello e cerchiamo i posti belli, solo questo. Abbiamo scoperto così per caso Nino, che è il nostro jolly, insomma, della comitiva. E ho sentito che avete mandato anche le biciclette per posta fino qui per poter muovervi poi in macchina bene, per essere qua più liberi, sì, nel viaggio. Aereo, macchina, bici, sempre il Joker che ha spedito le biciclette, le abbiamo imballate. Luciano fa tutti i ticket delle bici, delle prenotazioni albergo e tutto. Noi sopportiamo, insomma, supportiamo con le serate di cena, insomma ci organizziamo come meglio possiamo. Bene, allora, con l'allegria che contraddistingue la partecipazione italiana a questa gara, ben 36 le nazioni degli atleti che sono scattati al via, in totale 4.892 gli iscritti a questa competizione. Con Sandro Buongiorno proviamo a dare una presentazione per chi ancora non la conoscesse. Beh, intanto è stato evidenziato un dato importante: sono più gli iscritti degli abitanti di questo piccolo paese dell'Austria. Bad Goisern è una cittadina incantevole, minuscola peraltro, che è inserita in un bellissimo contesto ambientale. Ci sono delle miniere di sale, ci sono dei bellissimi laghetti, ci sono dei panorami veramente indimenticabili. E una volta all'anno, in occasione di questa gara, si trasforma letteralmente. Viene presa d'assalto da migliaia di biker, c'è una bellissima esposizione con oltre 70 espositori e diventa una vera e propria festa della mountain bike. Sì, questa è la sua caratteristica principale, al di là poi del fatto che la festa viene fatta agli atleti in gara lungo questo incredibile percorso. In che zone delle Alpi si frequentano? Ecco, tanto per darvi un'idea con questa immagine, guardate che tipo di tracciato è quello della Salzkammergut. Sì, quello che state vedendo è un bellissimo momento che abbiamo percorso anche in occasione dei mondiali di 2004, quando Massimo De Bertoli si è trionfato. È un passaggio scavato sotto la roccia, veramente emozionante e anche di una certa difficoltà, perché sotto, non vedete bene, ma forse c'è uno strapiombo impressionante. Sì, si intuiva effettivamente. Dicevamo 211 km il percorso più lungo, una cinquantina gli atleti italiani che lo hanno affrontato, circa la metà
dei nostri portacolori sono arrivati alla fine. La gara è stata, potremmo anche dire, già Sandro, dominata da Ondrej Vojtěch, biker della Repubblica Ceca. Sì, si tratta di un nome molto conosciuto perché ha vinto l'Iron Bike, vince praticamente nelle gare di lunga distanza, è un atleta fortissimo che è in grado di affrontare anche difficoltà tecniche notevoli. Ecco, questa è una gara che ha delle caratteristiche particolari, perché come vedete ci sono dei momenti veloci, scorrevoli, su strade bianche, e invece anche altri momenti nel bosco più scivolosi, e anche tratti tecnici impegnativi dove bisogna fare particolare attenzione. In questa edizione poi in particolare un ruolo lo hanno giocato le condizioni meteorologiche. Fra un po' vedremo che lungo il percorso comincerà a piovere in maniera davvero insistente per oltre 7 delle 10 ore e mezza quelle del vincitore, ma diciamo che per esempio tra i nostri italiani il più veloce ci ha impiegato quasi 13 ore, quindi pedalarne 7 sotto la pioggia è dura. Sì, diciamo che comunque l'impresa di Vojtěch è stata rilevante. Il record di questa gara lo detiene Thomas Ditch, che l'ha percorsa in 10 ore 09, ma Thomas è veramente un grande della mountain bike e ha beneficiato in quell'occasione, anche percorrendo 3-4 km in più, di condizioni meteo sicuramente più favorevoli. Sì, nonostante appunto la data sia quella della metà di luglio, in questo caso per questa 15ª edizione il 14 di luglio. Dicevamo con Sandro Buongiorno una vera festa, sia lungo il percorso perché è davvero emozionante affrontare una prova di questo tipo con tutte le diverse situazioni che presenta, oltre alla grande zona espositiva e anche di promozione della mountain bike. E poi, bisogna dirlo, per i 4.000 scarsi 900 atleti iscritti, la possibilità di scegliere ben 6 percorsi con chilometraggi variabili tra i 22 chilometri della mini marathon, per dire, appunto ai 211 del percorso più lungo, quello che stiamo seguendo con queste immagini davvero eccezionali. Sì, diciamo che qui possono essere accontentati tutti quanti gli atleti, ogni tipo di atleti. Naturalmente quelli che fanno il percorso corto possono approfittare di quella che è l'atmosfera di festa, e ai ristori possono prendere birra e salsiccia anziché la classica banana o altri integratori, insomma. Non esattamente dei ricostituenti, ma dei prodotti un po' colesterolici, che non è detto che esattamente aiutino anche la digestione. Ci sono delle signorine in costume molto simpatiche che cercano di invogliarti a questo. Quindi è difficile dire di no. Un dato molto significativo per la classifica finale di questa incredibile gara in mountain bike è il risultato ottenuto da una atleta italiana, ovvero la veronese Michela Toni, in gara per il gruppo sportivo 100% mountain bike, seconda assoluta nella gara femminile, un grande risultato. Sì, sicuramente, dobbiamo fare i complimenti a Michela per la costanza, per la forza e per la volontà che ci ha messo, perché ci teneva, ci credeva e alla fine il risultato è venuto. Veramente complimenti. Ed ecco, vedete in che condizioni si sono trovati a gareggiare da una certa ora in poi della competizione. Gli atleti, avete visto, sono scattati alle ore 5 del mattino da Bad Goisern e vi faranno ritorno. Ecco allora che potete distinguere con il numero rosso, con il portanumero, con la banda rossa, appunto il vincitore di questa Salzkammergut, ovvero il ceco Ondrej Vojtěch. In questo momento sta viaggiando in compagnia di due atleti che magari hanno partecipato al tracciato più corto. Eccolo Vojtěch, classe 77 per il gruppo sportivo Toyota Dolac, che ha portato a termine questa incredibile Salzkammergut 15ª edizione in 10 ore e 37 minuti. Ha preceduto un grande esperto, un grande campione della mountain bike con qualche primavera in più rispetto a lui, ovvero Bart Brentiens, Olanda, classe 1968. In seconda posizione è giunto appunto alle spalle, eccolo Vojtěch, in questo passaggio non facile, dopo 7 minuti appunto dal vincitore Vojtěch. Terzo il tedesco Max Friedrich, primo degli italiani, lo segnaliamo giusto perché se lo merita, Paolo Mancuso, Velo Club Olmo la biciclissima, 46esimo assoluto, 12 ore e 54 minuti il suo tempo, ma segnaliamo anche la buona prestazione del vicentino Mirko Sperotto della New Line Sossano, 68esimo assoluto, quarto tra gli italiani, un risultato che gli fa assolutamente onore. E a proposito della partecipazione italiana in gara, Sandro, c'è da fare una certa sottolineatura, c'è qualcuno che lavora per questo? Beh, direi proprio di sì, che è fondamentale il ruolo svolto da Bike & More, che è un'agenzia specializzata di Bolzano, che è in grado di facilitare la trasferta trovando delle sistemazioni anche in tempi piuttosto rapidi, e quindi favorisce la partecipazione a questa bellissima gara. Diciamo che questa non è l'unica delle sue attività, ma sicuramente una di quelle più importanti.
D'altronde quando le gare sono complicate si fa complicato un po' tutto il resto, anche la logistica, insomma l'organizzazione, e bisogna dire che sia a livello austriaco, tedesco e in questo caso anche altoatesino non li batte nessuno. No, sicuramente. Bettina ed Eugen sono in grado di trovare una sistemazione anche in tempi, come si diceva prima, piuttosto rapidi, e in situazioni come queste dove non esistono particolari strutture alle gare. Ecco l'arrivo di Covetti, che è veramente un grande della mountain bike che sotto la pioggia riesce ad arrivare e a godersi il meritato trionfo. Dopo, allora, dicevamo 10 ore e 37 minuti, porta a conclusione ben 211 km e 7000 metri di dislivello. Una grande impresa per Andrej Wojtek, non ha realizzato il miglior tempo, ricordiamo che il miglior tempo lo detiene il francese Thomas Dietsch con 10 ore e 9 minuti, però insomma in questa edizione 2012 il vincitore è lui, secondo Bart Brentiens Olanda, terzo Max Friedrich Germania. Per la gara donne la vittoria è andata alla tedesca Natasha Binder, che ha preceduto appunto la nostra Michaela Ton, al terzo posto Anja Dinter Germania. Ma sentiamo allora al nostro microfono Michaela Ton, seconda assoluta della gara donne, la biker veronese che gareggia per la 100% mountain bike. Raccontaci brevemente come ti è andata questa avventura, che è partita alle 5 di stamattina. È andata molto bene, devo dire. Tutto sommato la testa non è mai ceduta. Sono andata un po' in crisi sulla salita lunga, l'ultima dei 16 chilometri, che non riuscivo più a mangiare, mi veniva da vomitare, però non ho mai ceduto. Gli ultimi 25 km in discesa avevo i crampi e i polpacci, però ho tenuto duro, è andata bene. Il pubblico è stato fantastico, ti aiuta questo a finire, per cui il percorso è stato stupendo, anche se pioveva, però a me la pioggia non dà fastidio, anzi. Perfetto, ti facciamo tutti congratulazioni, siamo contentissimi per te, puoi veramente mettere nel tuo curriculum sportivo un'avventura, una conquista veramente quasi unica, perché poche donne finiscono questo percorso. Ti possiamo rivedere l'anno prossimo? Spero di sì. Ok, gratulazioni. Mi piace, per cui spero di esserci ancora. Allora Marco, anche tu hai terminato adesso la tua 200 km della Trophy, eri un po' con Michela a fare la gara, raccontaci un po' com'è andata a te e come hai visto un po' Michela. Ma io sono stato nel panico qua a 20 km che ho bucato, ho tagliato il copertone, sono stato un po' nel panico, perché farsi 180 km bucare alla fine è proprio bella gara, dura. Di tanta testa. Michela, tu immagino che hai fatto la gara con lei, sì, o com'è andata? Sì, un po' da supporter, un po' da stimolo. Che dà grande carica a entrambi a vedere fare. Beh, congratulazioni anche a te. Con le premiazioni è tutto per la 15ª Salzkammergut. Grazie a Sandro Bongiorno di solobike.it. Grazie a voi e risentirci alla prossima occasione. Rimanete con MTB Gran Fondo perché c'è un'interessantissima intervista a Yuri Ragnoli, campione italiano marathon. Ragnoli, Scott Racing Team, neo campione italiano marathon. Innanzitutto, come ci si sente da campione italiano? Ma un'emozione fortissima, è il sogno di ogni bike che pratica mountain bike a livello agonistico, diventare almeno una volta nella vita campione italiano. È un sogno che si è realizzato appunto il 24 giugno scorso. E ci ho sempre creduto fin da quando ho cominciato mountain bike a 14 anni, ho cominciato il mountain bike
Passo per passettino, poi ho visto già l'anno scorso che non era inarrivabile a un traguardo del genere e ho dato tutto me stesso sia in allenamento che nelle gare, che comunque magari sacrificando un po' gli impegni extra sportivi. E quindi adesso viene il bello, no? Tutti quanti adesso mi guardano con occhi un po' diversi. È un tricolore, è la rappresentanza insomma dell'Italia e quindi giustamente si aspettano tutti grandi cose. E non mi fa paura, vedo quindi questo mio traguardo come un passaggio, un GPM, no, tra virgolette, e ci sono altre montagne anche più alte da scalare. E vediamo un po' di onorare questa maglia al meglio nelle prossime gare. Chi è Yuri Ragnoli? È una persona molto semplice, onesta, rispettosa. Mi piace parlare all'amatore di qualsiasi cosa, mi piace relazionarmi con gli amici, è una persona semplicissima. Oltre alla mountain bike mi dedico anche all'università, studio ingegneria, prevedo di laurearmi a marzo dell'anno prossimo. E quindi concilio entrambe le attività, magari la mattina mi alleno in bicicletta e il pomeriggio studio. Come è nata la passione per la mountain bike? È nata un po' per caso, nel senso che io abito in una zona collinare di montagna e se voglio andare in bici dovevo per forza prendere una mountain bike. Poi vedevo gli altri ragazzi che uscivano, ho detto proviamo a prendere, perché anche mio papà aveva questa piccola passione, classico ciclista della domenica. Ho preso la sua mountain bike un giorno, sono andato nell'altopiano dietro a casa mia, altopiano di Cariadega, e ho visto subito, caspita che bello stare nei boschi, respirare l'aria buona. Sono emozioni grandissime che solo la mountain bike ti può dare, penso, come a livello di sport. Quindi ho cominciato a 14 anni, neanche prestissimo, e poi ho deciso di gareggiare già nel 2003 in una squadretta vicino a casa mia. E sinceramente dopo i primi anni non sono stati grandissimi, cioè a livello nazionale facevo fatica a entrare nei primi 10 di categoria, poi pian pianino sono cresciuto e quindi adesso è una grandissima passione, un hobby. È stato un anno, e speriamo lo sia anche per i prossimi mesi, ricco di soddisfazioni. Sì, ricco di soddisfazioni, sono partito quest'anno i primi mesi, marzo, aprile, un po' cauto, perché avevo l'appuntamento quindi più importante all'italiano, che era a fine giugno, e quindi ho focalizzato la preparazione su giugno-luglio e ci sono riuscito alla grande, perché poi tra giugno e luglio ho vinto 5 gare su 6 che ho partecipato, anticipate queste vittorie da 3 secondi posti. E sono molto contento. All'inizio anno pensavo, speravo di ripetere la stagione scorsa, che poi è stata una grande stagione con numerosi podi a livello nazionale, e sto facendo molto meglio. Hai un biker a cui ti ispiri? Un campione? Io sono cresciuto sotto le grandi gesta di Absalon. L'ho visto solo magari raccontate le sue gare o con tutto quello che ha vinto lui. È stato per me anche un punto di riferimento quando ho cominciato a correre. Corri per la Scott, una grande squadra internazionale. Come ti trovi in questo sodalizio? Ma mi trovo benissimo, perché noi del team, sia atleti che meccanici che direttori sportivi, abbiamo un bellissimo feeling, e quando si tratta di scherzare, scherziamo al 100%, ci lasciamo anche un po' andare. E quando si tratta invece di preparare un appuntamento importante, di preparare le strategie di gara, riusciamo a essere anche molto seri, professionali. Abbiamo un bel team di meccanici e quindi abbiamo i mezzi sempre al 100%. I corridoi sono fantastici, da Baretto al vecchio Gigi.
al mio compagno Daniele Messi, che siamo cresciuti praticamente insieme da quando eravamo bambini, sempre in qualsiasi squadra cambiavamo insieme, ci alleniamo insieme, ci vediamo anche in appuntamenti magari un po' extrasportivi e c'è un bellissimo feeling tra di noi, mi trovo benissimo e spero di regalare tante vittorie al team. Che consiglio daresti ai ragazzini che intendono iniziare uno sport come la mountain bike? Di prendere la mountain bike come vero divertimento, sano divertimento, uscire in mountain bike proprio quando magari gli impegni scolastici sono finiti, nel senso che una volta che sono finiti i compiti o gli studi, uscire in mountain bike ti rilassa anche un po' psicologicamente e ti può far crescere anche a livello di persona, ti può far crescere molto, perché impari anche a faticare, impari a vedere la discesa come qualcosa che viene dopo la salita, quindi insomma, bisogna fare fatica nella vita e bisogna fare fatica in mountain bike, è una grande scuola di vita e consiglio a tutti i bambini quindi di seguire magari le OM dei propri beniamini e di approcciare insomma questo fantastico mondo come divertimento. Una carriera quindi quella di Yuri Ragnoli appena iniziata è già ricca di soddisfazioni. Sì, un ringraziamento particolare va al mio direttore sportivo Mario Nois, che tra le altre cose è stato lui prima di me a vincere il campionato italiano con la maglia Scott e dopo di lui quindi sono subentrato io nel team Scott e è stato particolare, anche se devo dire che se dovessi dedicare a qualcuno la mia maglia tricolore la dedicherei forse un po' egoisticamente a me stesso, perché diciamo che sono solo io le fatiche che ho fatto in allenamento, a crederci sempre, ma non solo in un mese, ma praticamente in tutti i 9 anni che mi sono dedicato a questo fantastico sport e un po' egoisticamente la dedico a me. Un altro ringraziamento va anche alla mia ragazza Claudia, che mi aiuta anche lei psicologicamente, essendo anche psicologa lei, sta studiando psicologia e mi dà il supporto morale necessario. Adesso vacanza e a settembre si riparte? Sì, adesso vacanza, vado in Sardegna appunto con la mia ragazza Claudia e in Sardegna 9 giorni, mi porto la bicicletta anche perché la Sardegna è bellissima, la girare in mountain bike, qualche giorno di riposo comunque me lo faccio e mi dedico al mare, alla spiaggia, poi si ricomincia il 26 agosto con la Folgaria, sia Gimo Simoni Marathon e poi una marathon dietro l'altra fino al mondiale a 7 ottobre. L'ultima domenica di agosto ci riserva alcuni appuntamenti molto interessanti, a cominciare dalla Folgaria Megabike a Folgaria Trento. A Cantalupo, in provincia di Perugia, c'è la Mediofondo Colline Sagrantino e a Polcenigo, in provincia di Pordenone, la Troy Trek Bike. Un saluto da Guido Barbato, appuntamento alla prossima puntata di MTB Gran Fondo. Questo programma vi è stato offerto da Cicli Olimpia, Bikes Since 1893.